Ciao e benvenuta o benvenuto in questo video. Oggi mi trovo in una posizione un po' diversa rispetto al solito. Sto testando tutti gli angoli della mia camera. Devo dire che questo non mi dispiace, fammi sapere un po' tu cosa ne pensi. Comunque, come detto al titolo, oggi parliamo di quelli che sono gli errori più comuni in cui molte persone ricadono nel momento in cui si vestono, nel momento in cui si dedicano allo shopping. Sbagli che purtroppo però possono compromettere la resa finale del nostro look. Ovviamente il mio lavoro mi porta a conoscere tante persone, ad entrare negli armadi e anche un po' nelle abitudini di shopping, quindi mi rendo conto sempre più spesso che le persone proprio tendono a commettere gli stessi errori, a cui ovviamente c'è sempre una soluzione, quindi oggi li vedremo insieme. Io per prima ne ho commessi tanti, tantissimi e continuo a commetterli, quindi cerchiamo di aiutarci un po' insieme. Nel caso non mi conoscessi, comunque io sono Sara, sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Se ancora non ti sei iscritta al canale, mi raccomando, fallo, non guardare i video senza iscriverti. Mi fai tanto piacere, mi sostieni e non c'è nulla di più bello, davvero. Siamo una bellissima community di cui sono tanto tanto felice. Detto questo, iniziamo subito dal primo errore, che è molto molto comune, ovvero quello di abbondare con gli accessori. Ne abbiamo parlato giusto qualche settimana fa in un video dedicato che ti lascio qua. E proprio come dicevo in quel video, spesso e volentieri indossare troppi accessori andrà a rendere il nostro look disordinato e poco equilibrato. Quindi, a meno che tu non riesca a creare un mix perfetto di forme, colori, dimensioni che sia gradevole all'occhio, fai sul semplice, pochi accessori giusti per te che ti valorizzino. Vedrai che così non sbagli, anzi il look sarà molto elegante e raffinato. Il secondo errore che spesso si commette è quello di vestirsi secondo la propria età in modo diciamo un po' datato, seguendo certe regole che una volta diciamo si imponevano, no? Ti facevano sentire in dovere di vestirti così. Ecco, ad oggi non penso che ci siano assolutamente le regole, ognuno è libero di vestirsi come vuole, l'importante è sempre seguire il proprio stile e ciò che ci sentiamo. Io sono la prima che qua su YouTube spesso e volentieri ha dato consigli su come vestirsi per le diverse fasce di età, perché comunque secondo me alla base ci deve essere sempre il buon gusto e capire anche quali sono un po' i propri limiti, ma i limiti che decidiamo noi. Secondo me questo vale per tutte le fasce d'età, dai 20 agli 80 ai 90 anni, perché io per prima spesso e volentieri anche qua su YouTube mi sono sentita dire che il mio stile è troppo da signora, è troppo datato. Io non credo sia così, mi sento molto rispecchiata dal mio stile, forse sono un po' signora io dentro, può essere, però questo non vuol dire che insomma si debba passare all'offesa, ecco, perché proprio ognuno di noi ha il proprio stile dettato dalla propria vita, i propri gusti, le proprie ispirazioni, quindi sono tanti aspetti che ovviamente vengono poi, sono il risultato, cioè il nostro stile è il risultato di tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi non credo che ci possa essere nessuno che possa proprio giudicare quello che siamo e quello che vogliamo esprimere. Quindi sentiti totalmente libera e non importi tu, non metterti tu dei paletti per prima che poi veramente diventano delle barriere da superare nel momento in cui la mattina ti vuoi vestire e cerchi l'outfit perfetto per te. Vestiti come ti senti, cercando di mantenere sempre un certo stile e una certa eleganza che secondo me poi è quella che viene ricordata sempre. Un terzo errore che può davvero rovinare il nostro look è scegliere capi, indossare capi della taglia sbagliata. Chi non ha all'interno del proprio armadio un pantalone, un cappotto troppo grande o troppo piccolo? Sicuramente tutte noi ne abbiamo almeno uno. Purtroppo nel momento in cui compriamo o indossiamo un capo che non è della nostra taglia, la manica sarà troppo lunga, la cucitura della spalla sarà bassa, il pantalone risulterà largo e quindi poi starà male nel lato B o davanti. Sono tutti dei piccoli aspetti, delle caratteristiche da tenere assolutamente in considerazione, perché poi la vestibilità del capo
non sarà la nostra, ci starà male e quindi di conseguenza non ci valorizzerà. La soluzione qual è? Il sarto, un bravo sarto però. Quindi mi raccomando anche là scegliere un sarto di cui potersi fidare. È una fiducia che si costruisce anche nel tempo, ovviamente devi sperimentare, devi provare, però sicuramente attenzione perché appunto una figura che non è brava poi può andarti a rovinare il capo. Quindi anche qua assicuriamoci di tutto. Il quarto sbaglio, e qua lo so che riceverò tanti commenti del tipo "ma io non posso", è acquistare in modo compulsivo e soprattutto low cost. Molti di noi hanno la testa dura e io, guarda, ce l'avevo fino a 2 anni fa, nel senso che compravo e ricompravo sempre negli stessi negozi nonostante sapessi che quei capi non erano di buona qualità. Erano dei capi che magari dopo uno o due lavaggi si rovinavano, il maglione diventava subito esteticamente brutto, la maglietta magari non era di un cotone valido. Eppure, nonostante questo, io mi ostinavo a comprare perché magari c'era l'ultima novità, il prezzo era basso e quindi non mi importava. In realtà, per vestirci bene e per soprattutto avere un bel aspetto, anche con dei capi apparentemente semplici, ma è proprio in quei capi che devi ricercare la qualità e devi ricercare tutti quei minimi dettagli lavorati al meglio. È bene investire una quantità di denaro che non deve essere spropositata, ma piuttosto che prenderti 5 magliette bianche, te ne prendi due valide che ti possano durare anni, anni, anni. In questo modo, fidati, farai un piacere al tuo portafoglio e anche all'ambiente. Poi di soluzioni ce ne sono tantissime, non solo il comprare meno ma meglio, ma anche comprare seconda mano, comprare vintage, comprare nei momenti di promozione. Ci sono tantissimi modi per risparmiare, ne abbiamo parlato tante tante volte. Ti lascio dei video che avevo registrato proprio su come vestirsi bene spendendo poco. È facile. Facilissima ed è anche divertente soprattutto. Quinto e penultimo errore è comprare una biancheria intima di scarsa qualità o comunque che non valorizzi le nostre forme. Moltissime persone sottovalutano il potere dei reggiseni e degli slip corretti per noi, sia in fatto di taglia, ma sia proprio in fatto di buona qualità, di fattura del prodotto. Eppure una biancheria intima sbagliata può andare a rovinare anche il vestito più bello del mondo, pagato una fortuna, o non lo so, il maglione in cashmere, qualsiasi cosa. Perché? Perché nel momento in cui i capi si appoggeranno al nostro corpo, se abbiamo per esempio un reggiseno sbagliato, o un reggiseno che non valorizza le nostre forme, si vedrà subito. E questo vale sia e soprattutto per chi ha tanto seno, ma anche per chi ne ha poco. È importante valorizzare anche quel poco. E la stessa cosa per gli slip, anche gli slip sono importanti. Sappiamo benissimo quante volte per strada guardiamo e diciamo: "Mamma mia, poveretta, questa non si è resa conto di come è uscita di casa". Ma magari anche tu commetti lo stesso errore, ma non te ne rendi conto perché non ti vedi. Quindi è molto importante prima di tutto guardarsi nei tre lati, quindi profilo, dietro e davanti, ma anche scegliere la biancheria più corretta. Specifico anche che magari non si è capito che è molto importante provare ciò che stiamo acquistando, soprattutto se si tratta di un reggiseno che non abbiamo mai comprato prima, è importante vedere come ovviamente sta una volta indossato, ma anche provarlo con sopra una maglietta, un maglione. Perché vediamo subito l'effetto che fa, perché magari senza maglietta ci piace, ma poi indossiamo la maglietta e vediamo che segna qua, segna là, insomma, e poi arriviamo a casa che diciamo cosa ho comprato, quindi sempre, sempre provare. E poi, ultimo errore, e qua ce ne saranno tanti di noi che si ritrovano, è scegliere la moda invece che la funzionalità. Io sono convinta che si possa avere moda e funzionalità allo stesso livello, ma spesso e volentieri moltissime di noi
danno la precedenza alla moda e quindi magari comprano l'ultima tendenza, l'ultima borsa, l'ultimo paio di scarpe della stagione che è uscita, che ci piace, e poi si ritrovano ad avere un armadio pieno di vestiti ma nulla da mettersi. Questo perché succede? Perché compriamo capi seguendo l'impulso, seguendo la moda, ma che magari non sono adatti a noi, non riusciamo ad abbinare con il resto del nostro guardaroba, abbiamo 3.000 colori, abbiamo 3.000 tessuti, non sappiamo mai appunto come accostarli. E questo succede proprio quando non pensiamo alla funzionalità, quindi quanto indosseremo quel capo, come lo potremo abbinare, che semplicemente se ci sta bene, se non ci sta bene, se segue il nostro stile. Compriamo perché ci piace, ma non lo portiamo su quella che è la nostra vita. Oppure lo vediamo indosso a un'altra persona e diciamo wow che bello, ma su di noi magari non è lo stesso effetto, magari è tutto il contrario, magari non ci piace neanche poi una volta indossato. Ovviamente la soluzione qual è? Pensare prima di comprare, valutare, capire se possa fare per noi, capire se segue appunto quello che è il nostro stile e se potrebbe star bene all'interno del nostro armadio. Tutte le domande che tante volte ti ho nominato, insomma, di cui tante volte ti ho parlato, la soluzione è questa: pensare e far sì che gli acquisti siano sempre molto ragionati. Detto questo, io ti ringrazio molto per aver seguito questo video. Se hai bisogno di qualche consiglio, se per caso volessi un parere su un capo, su un acquisto, anche adesso che siamo in questo periodo di saldi, di sconti, metà stagione, Black Friday, eccetera, o se hai anche qualche dubbio su come abbinare qualcosa presente nel tuo armadio, sai che puoi scrivermi. Sul sito trovi tutti i servizi che offro, tutte le mie consulenze, a partire dalla consulenza d'immagine completa che si può fare sia in presenza che online, ma anche lo styling dell'armadio, il personal shopping di presenza, ma anche online. Ci sono davvero tanti servizi che possono magari aiutarti e che possono proprio aiutarti ad avere un'idea molto più chiara nella valorizzazione di te stessa e nell'usare proprio tutto ciò che possiedi all'interno dell'armadio. Scrivimi, puoi farmi anche la richiesta direttamente del preventivo, io sarò felicissima di risponderti e di poterti aiutare. Ti mando un bacione grosso, fammi sapere quali sono secondo te degli altri errori moda su cui spesso ricadiamo e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video.